comunque sono stata a Los Angeles per più di 10 giorni grazie a NYX Italia e NYX America, e ho fatto un sacco di shopping, tra cui trucchi e vestiti. E sono qui oggi per farvi vedere tutti i miei acquisti, che sono veramente tanti, quindi mi dovrò praticamente velocizzare tantissimo, non potrò dilungarmi molto. Molte cose non mi ricordo da dove vengono perché sono stati più di 10 giorni e capite che in 10 giorni, oltre a fare vlog, mille esperienze, mille cose, non ricordo veramente tutti i posti precisi. Ho fatto il video lookbook dove ci sono nell'info box tutti i dettagli degli outfit, delle cose indossate, e visto che non sarà un video try on haul perché appunto non ho il tempo e la roba è veramente troppa, potete vedere questi vestiti nel lookbook stesso perché alcune cose le ho già indossate. Inizierei subito dalle giacche, che ce le ho qua fuori, e ho acquistato cose che normalmente in Italia non acquisterei, primo perché appunto i vestiti che ci sono lì sono diversi da quelli che ci sono qui. E proprio per questo fatto io non mi vestirei mai così, proprio perché non ho la testa per vestirmi in quel modo, dato che nei negozi ti propinano cose totalmente diverse, quindi lì mi sono data la pazza gioia. Ho intenzione di utilizzarle, ho cambiato già stile, le sto già utilizzando e sono super contenta di questo perché mi ha aperto gli occhi, questo viaggio mi ha veramente fatto scoprire un'altra gloria, una gloria che volevo da tanto, e finalmente sono molto contenta di condividerla con voi e spero vi piaccia. E se così non fosse mi spiace tanto, ma mi piace tantissimo, quindi iniziamo subito con i vestiti. Il primo capo che vi faccio vedere è questa giacca, che è praticamente una giacca di jeans lunga, e anche questa l'ho utilizzata già nel video lookbook e anche nei vlog Angeles. Sarebbe una giacca normalissima di jeans lunga, però il colletto ha la particolarità di avere questi bottoncini apposta per attaccarci questo, che sarebbe il colletto di peluche rosa. Infatti quando l'ho acquistata era così, col colletto di peluche. Bellissima questa giacca, e appunto l'avete vista nel lookbook, se non l'avete fatto guardatelo. Questa l'ho presa in un negozio di Melrose Avenue, che è appunto una via piena di negozi, una via bellissima. I prezzi non sono esageratamente alti, comunque non l'ho pagata tantissimo. Mentre da Urban Outfitters ho trovato questa giacca oversize, che sarebbe un bomber. Io l'ho presa nella taglia L, molto molto grande, apposta perché mi sono ispirata qui a Kylie. Una particolarità dei suoi bomber è che sono tutti oversize, quindi la vestono praticamente da qua fino alle gambe, e mi piace tantissimo l'accostamento che fa con questi bomber insieme ai vestiti attillati sotto, quindi ai mini dress o comunque le tute attillate. Questo bomber mi piace tantissimo proprio perché mi copre le gambe e secondo me è proprio figo, è tutto un altro stile, uno stile totalmente diverso. È tutto nero, ha anche una taschina interna molto comoda perché io ho dentro dei soldi e dei biglietti del treno. E anche quello me l'avete visto nel lookbook insieme a questi, che sono degli stivali molto molto comodi con un tacco molto grande. Come vedete sono argentati, molto spaziali, anni 80-90. La moda ritorna e questi stivali ne sono l'esempio, mi piacciono tantissimo. Erano anche in saldo, quindi non li ho pagati a prezzo pieno. Poi c'è lei, questa fascia che mi avete visto anche in un sacco di foto e video, sempre qua su YouTube, su Fairland e su Instagram. Questa qua è una fascia per capelli che va messa in questo modo, sì, un po' meglio magari. Questa non ricordo purtroppo se l'ho presa da Brandy Melville, da Topshop o da Urban, perché sono stati giorni pieni come vi dicevo, quindi non ricordo proprio dove l'ho acquistata. Però l'ho vista da parecchi negozi anche qua in Italia, tipo da Talli, l'ho vista da Sorella, mi pare si chiami così, comunque sì esatto, Sorella sarebbe il negozio dove ho fatto la foto con lo sfondo arancione Girls Tour, che l'ha fatta anche la Ferragni, quindi grazie Chiarona. E praticamente ho preso delle cose anche qui diverse dal mio solito stile. Questo sarebbe un vestitino che si può utilizzare sia come cardigan aperto, così, lasciandolo in questo modo aperto, oppure proprio come vestito, perché al suo interno c'è un bottone che possiamo chiuderlo da questa parte. Quindi viene praticamente chiuso davanti e lascia un po' scoperta questa zona, e anche la zona delle gambe molto molto scoperta, quindi secondo me va con sotto un altro vestitino, magari una sottoveste nera o non so, per far contrasto, e si chiude stile accappatoio come vedete. So che è molto difficile in questa visuale farvi vedere i vestiti, lo so, perdonatemi tanto, ma in questo preciso momento non ho né il tempo né l'organizzazione di mettermi un po' più comoda, quindi purtroppo i vestiti li dovete vedere così, ma è anche una scusa per rimandarvi ai prossimi lookbook perché li utilizzerò molto presto. Da Urban invece ho preso quest'altra maglietta oversize dell'Adidas. Questa è una taglia L ed è appunto una semplicissima t-shirt nera,
dell'Adidas, che però veste quasi come se fosse un vestitino, infatti la utilizzo con sotto i leggings, è molto molto carina. Sempre da Urban questo cappellino, molto bello, con tutti gli alienini. Appena l'ho visto ho detto no, deve essere mio, super figo. Infatti mi piace tantissimo perché tiene un sacco di caldo e in più è particolare per questi alieni, diverso dai soliti cappellini. Da Brandy Melville, questa me la ricordo, ho preso questa felpona enorme, qua tutto enorme perché Gloria adora le cose oversize, con scritto USA e questa bandiera. All'interno è felpata, quindi tiene un sacco di caldo, infatti l'ho utilizzata nei giorni in cui a Los Angeles ha piovuto e faceva un po' più di freddo. Normalissima, blu scuro, con questa scritta USA. A Urban invece ho fatto vari abbinamenti, infatti il cappello con gli alienini l'ho pensato con questi pantaloni sempre dell'Adidas con la scritta qua dietro. Sono grigi, molto aderenti e sono semplicissimi, non hanno nessun taglio particolare, con l'elasticone classico. Quindi insieme al cappellino e al pantalone ho acquistato questo pezzo di sopra. Scusatemi se è stropicciato, ma era all'interno della borsa, pronto per farvi lol, ma si è schiacciato tutto. Sarebbe un body verde, tutto a costine, con sotto cucito insieme una magliettina crop top bianca, molto molto leggera. L'effetto è super carino, soprattutto perché questa poi andate a metterla con sopra i pantaloni della tuta e sopra il cappellino con gli alienini, secondo me è spettacolare, anche questo da Urban. Questi, che me li avete visti anche nel vlog mentre li provavo con le calze a rete, sempre il primo giorno che sono andata a fare un giro con Valeria, sono questi shorts in vellutino bellissimo, rosa, molto molto chiaro, un rosa baby, stupendi. Pensati appunto per metterli insieme alle calze a rete. Poi, visto che da Urban c'era anche l'intimo di Calvin Klein, quindi ho voluto prendere altre cose. Ho preso sia queste, che sono delle culotte. Ho preso queste qua nere, quelle grigie e, se non sbaglio, anche quelle bianche, che le ho messe a lavare. E poi ho preso anche il top, che è diverso da quelli che avevo comprato qua in Italia, perché come vedete è di un cotone normalissimo, morbido, senza coppettine, senza cose rigide. Ed è veramente figo, mi piace molto di più di quello con le coppettine perché ha una forma qua davanti diversa da quello che avevo comprato io. C'erano un sacco di negozi che vendevano tutti questi vestiti in vellutino e appena ho visto questo vestito e l'ho provato ho detto ok, deve essere mio. Questo l'ho indossato al party, al neon party di NYX, quindi l'ultimo party che c'è stato. Poi avevo messo questo col bomber nero che si vede nel lookbook. C'è un sacco il taglio perché io l'ho indossato senza reggiseno ed è raro che io utilizzo i vestiti senza reggiseno perché non mi piace come cade il mio seno senza il reggiseno. Cioè, questo le appiattisce e fa una bella forma perché appunto è un doppio strato di vellutino, è molto lungo e arriva fino a dopo il ginocchio, quindi veramente sexy. Anche questo con le calze a rete è bellissimo, dà una forma al corpo che è spettacolare. Da Urban invece, perché ci sono tornata due volte, ho preso anche questo, che anche qua, perdonatemi tutto il vestito sgualcito, è uno di quei classici vestiti americani che tante persone abbinano anche con le magliette sotto. Sai che è il classico vestito anni 90, anche il taglio che ha. Questo è molto lungo e ha uno spacco enorme fino alla coscia. Poi sono andata da Wasteland, che è un negozio di vestiti usati, un thrift shop appunto. Io non vedevo l'ora di entrare in un thrift shop americano perché ogni volta vedo i video di quelle che seguo e dico wow, che vestiti power che ci sono. Cioè, non è un negozio dell'usato come qua in Italia, che sono tutti conciati male con cose veramente assurde. Lì è veramente curato, soprattutto questo Wasteland, che è un negozio super curato, i vestiti sono lavati, stirati, messi praticamente a nuovo con i cartellini di nuovo di Wasteland, di questo negozio. E ho preso questo che è spettacolare, non so se sono dei soli, comunque è un disegno super bohemian style, mi piace un sacco anche lo spacco che ha qua sul seno, dietro tutta la schiena scoperta con questi due nastrini che appunto andate a legare sulla schiena. E poi è molto lungo e questo ha uno spacco, come vedete, non laterale ma davanti, molto lungo, arriva fino ai piedi. Sempre da Wasteland ho trovato questo che secondo me è vecchissimo, è degli anni 50 minimo, perché è super vintage, guardate quanto è carino, mi piace un sacco il taglio e il colore che ha proprio di vecchio. È proprio bello, mi piace un sacco, non è neanche tanto lungo, arriva fino sopra il ginocchio e davanti è fatto in questo modo e dietro ha tutti i bottoncini, super puccioso. L'ultimo capo preso da Wasteland è questa gonna che sarebbe in realtà di Misguided, taglia 8 se vi interessa. Questa l'ho indossata anche nel lookbook, la potete vedere, è una semplicissima gonna attillata, non troppo corta, a vita alta con questa zip laterale. Ed è morbidissimo perché è fatta in suede, molto molto bella veramente, mi piace anche un sacco il colore. Sempre da Urban, mi dispiace che è tutto stropicciato e non,
Non riesco a farvi vedere quanto è bello, in realtà è veramente molto molto bello. Anche questo mi piace un sacco, il taglio davanti. Tutto pieno di pieghe. Sarebbe, in realtà pensavo fosse un vestito, ma è un vestito pantalone. Infatti ha, come vedete, il pantalone sulla fine, sulla parte finale. È tutto stropicciato, adesso li butto tutti a lavare questi capi e poi mi inizio a stirarli e a metterli appesi, perché sennò si sgualciscono troppo e si rovinano. Il colore è bellissimo, secondo me sta anche bene col mio rossetto. Un altro vestito pantalone, che qua pensavo fosse un vestito, invece era un vestito pantalone. Questo è un taglio un po' più a V scollato, con tutti i bottoni, quindi potete lasciarlo anche tutto sbottonato con sotto, tipo, che ne so, anche il top di Calvin Klein o una magliettina attillata. Questo è tutto nero, morbidissimo, anche questo insieme a quell'altro color carne scuro, un tessuto molto morbido. Se sentite russare, perdonatemi, ma il cane. Come vi ho detto, ho preso anche di Calvin il top bianco e anche la mutanda bianca. Sempre da Urban ho trovato queste, che sono secondo me le ciabatte della vita, ma non sono ciabatte, ma sono scarpe. Lì andavano un sacco le scarpe ciabatte, andavano proprio in giro con i jeans risvoltati, l'abbinamento era pauroso. Alcune mettevano anche le calze, altre invece a piedi nudi, semplicemente senza calze. Ho trovato queste allogrammate, tra l'altro sono comodissime perché, a parte che hanno la forma del piede, super leggere, e poi qua dentro sono imbottite, quindi sono anche molto resistenti e tengono bene il piede all'interno di questa ciabatta scarpa. E poi ci sono loro. Alla fine le ho prese. Da sorella ho preso questi qua della Cupid, che sono sempre scarpe ciabatte, che ho già indossato e non lo so, sono meravigliose veramente. All'inizio, quando le ho indossate, ho detto no, io non ci posso andare in giro, cosa sto facendo? Però poi, una volta che le avevo, la gente lì non ti guarda, ma neanche, cioè proprio ti guarda e ti ammira, non ti guarda per dire oh mio Dio, ma come sei vestita, ma ti guardano e dicono wow, cioè figa, mi piacciono i tuoi capelli, mi piace come sei vestita, mi piace il tuo trucco, lì ti fanno complimenti a gogo. E con queste non mi si inculava nessuno, cioè proprio ero come se andavo in giro con delle semplicissime scarpe, perché questa è la moda californiana. Sempre da Urban poi ho preso anche questo cappello dell'Adidas, ci ho dato dentro con l'Adidas, devo dire, molto figo, mi sa che lo terrò anche su. In zona Santa Monica poi c'era un negozietto molto carino con un sacco di cose, e c'era anche questo cappellino bellissimo, perché si sa che io sono un animale da festa, quindi non potevo non prenderlo. Questo è molto simile come forma a questo qua dell'Adidas. Non vedo l'ora di purificare i miei minerali e rilassarmi utilizzando queste. Queste sono tre erbe aromatiche barra incensi da bruciare mentre fate meditazione. Sapete che io sono una malata di queste cose, e sono così carini perché sono piccolini, e infatti li brucerò con parsimonia perché sono poche, nel senso che dureranno pochino. Poi ho preso sempre in questo negozietto questi altri due prodotti, che sono: questa è una bellissima penna con sopra una renna, la parte superiore è stupenda, è sciccosissima, non vedo l'ora di utilizzarla, è stata dura tenerla in questa scatola fino adesso, infatti non vedo l'ora adesso di finire questo video e iniziare a scriverci nella mia agenda. E ho preso anche questa, che è un diario, un'agenda, insomma, delle pagine bianche per poterci scrivere le memorie di Gloria, con la scritta in foil oro Carpe Fucking Diem, stupenda. Se vi interessa, questa è della marca Chronicle Books, e questa invece è della marca wildandwolf.com. Quindi, passando alla parte un po' più make-upposa e skincare di questo haul, da Urban ho trovato queste quattro maschere di Tony Moly. Ne vedete tre perché una l'ho già utilizzata e buttata in hotel e non ricordo quale avevo preso, forse era quella un po' più verde chiaro, non ricordo. Queste qua sono quelle in tessuto imbevute di diversi liquidi, appunto questa qua è quella con limone, questa quella con l'avena e questa con l'aloe, e l'altra non ricordo qual era. Vabbè, comunque sono molto buone, infatti avevo utilizzato la quarta maschera quando ero tornata dalla spa con Valeria, che siamo andate alla spa a farci fare un massaggio thailandese super figo, e alla sera infatti ho nutrito ancora di più la pelle utilizzando l'altra maschera di Tony Moly, e mi ha fatto super super bene perché la pelle il giorno dopo era radiosa e bellissima. Io l'ho dimenticata di farvi vedere anche questi, che sono i Key Australia, gli occhiali che ho preso da Topshop. E mi spiace, l'unica cosa è che erano trattati un po' male, perché nel negozio erano messi così, liberi, e quando li compravi, che non costano comunque poco, erano messi lì così alla cavolo, erano un po' rovinati, quindi non c'era molto riguardo in queste cose. Ma non potevo non prenderli perché sono stupendi e secondo me non mi stanno neanche male, mi piacciono un sacco anche le lenti. Sono andata anche in un negozietto, un supermercatino della zona, e ho comprato queste due cose. Questa qua è della St. Ives, una marca che Valeria mi ha consigliato tantissimo per problemi come i miei di acne e pelle impure, insomma. Sarebbe uno scrub alla pricotta.
Stavo dicendo l'apricotto. Previene le impurità e minimizza i pori, infatti è tutto naturale e anche il vero e proprio scrub sono ingredienti naturali e devo dire che la differenza si nota, mi sta aiutando tantissimo a rendere la mia pelle ancora più pulita. E poi ho preso questo che è il caffè della Dunkin' Donuts per la mia caffettiera americana e questo è quasi finito, molto molto buono. E mi ero dimenticata anche di farvi vedere questo, che da Urban ho fatto la pazzia di prendere il vinile dei 21 Pilots, che sapete sono la fissa del momento da quasi un anno oramai. Poi ci sono loro, gli acquisti da Sephora che ho fatto, sia da Sephora che da NYX, infatti ho voluto mettere dentro un po' tutti gli acquisti make up, non vorrei veramente dilungarmi troppo. Allora, da NYX vi faccio vedere le prime cose che tiro su, che sono quelle appunto che ho acquistato io proprio nel nostro store di NYX. Questo pennello per il contouring che secondo me è favoloso perché... a parte che è la linea nuova dei pennelli, guardate quanto è bella. È molto paffuto e molto morbido. E questo qua, se vi interessa, è il numero 25. Poi ho preso, che ho già usato anche, il numero 23, che è simile un po' più schiacciato, quindi un po' più ampio, sempre per il contouring. Poi ho preso le ciglia finte da NYX, che sono le numero 20, queste qua, super comode perché hanno un filo molto sottile, infatti le ho utilizzate tantissimo. E poi il numero 21, queste qua ancora non ho avuto l'opportunità di utilizzarle perché sto andando di ciglia finte tantissimo, sia queste qua che sono le Black Magic Lashes che queste qua che come vedete sono già super usate. Mi sa che potete trovarle già nei negozi NYX. Poi ho comprato loro, non potevo farmele sfuggire, che sono le nuove Fox Whites numero 6, numero 5 e numero 4, di cui una si è appena suicidata. Praticamente sono delle matite bianche con dei colori, questa qua è una strausata, non posso farvela vedere, faccio vedere questa, con dei colori pastello, praticamente sono delle matite bianche pastellose, infatti c'è il rosa, c'è il verde, c'è l'azzurro e sono bellissime queste perché potete fare dei look paurosi, veramente super artistici e non potevo farmele scappare perché non sapevo che poi me le avrebbero regalate, infatti dovrò farmi un haul di make up solo NYX perché ci sono un sacco di novità. Poi ho preso l'Epic Ink Liner, il nuovissimo Epic Ink Liner. Questo eyeliner mi ha impressionata perché ha una scrivenza assurda, super bagnato, coprente e bello, cioè proprio il tratto è bellissimo, infatti anche questo non so quando uscirà in Italia. Poi ho preso lui che è il mio fondotinta del periodo, è bellissimo, questo qua è il Total Control della tonalità 02, cioè neanche la 01, la 02, ed è anche chiara, cioè guardatemi quanto sono bianca, questo è perfetto per il mio incarnato, liquidissimo, infatti ho detto no, è troppo liquido, non mi coprirà niente, invece è stratificabile, si va ad asciugare ma non mattifica troppo il viso, quindi per la mia pelle secca e mista in questa zona è perfetto. Anche qui bellissimo perché ha il contagocce, quindi potete prelevarne quanto ne volete, quanto vi serve veramente. E come vi dicevo, con questo fatto, con questa cosa che è stratificabile, col contagocce potete andare a prelevare la quantità giusta che vi serve per coprire il vostro incarnato, per andare a uniformare il tutto. Poi ho preso loro, che li vedevo e dicevo ok, questi sono i glitter della vita, sono i numero 06, sono i glitter per il corpo e per il viso, sono stupendi perché sono tipo super ologrammati di tutti i colori. Ed infine ho acquistato due delle 5 tonalità dei nuovi Duo Chromatic Illuminating Powder. L'ho detto tutto giusto. Allora, ho preso la 01 e la 02. Questo qua è un bianco con delle iridescenze, ve le faccio vedere, rosate. Cioè, guardate, ciao! E questo invece è un rosa, guardate, cioè è pauroso. Poi ci sono anche le altre tonalità che sono bellissime, ma purtroppo erano già sold out lì nel negozio di NYX. Però fortunatamente me le hanno regalate, quindi ho altre cose in più e non vedo l'ora veramente di usare anche gli altri perché sono bellissimi. Ma che cosa ho preso da Sephora? Da Sephora ho preso la powder di Laura Mercier, che è la Ready Set Go, che tutti mi avete consigliato per fare il baking, anche se ho abbandonato un po' questa cosa del baking perché ho la zona occhiaia molto secca, però gli darò una chance e la proverò, infatti l'ho presa in mini taglia, infatti è molto piccolina, c'è anche la spugnettina al suo interno. Mi piace un sacco. E poi ho preso loro. Non potevo uscire da Sephora senza prendere almeno dei rossetti liquidi matte. Mi ho preso uno di Tarte nella tonalità Wannabe, che è un marrone scuro un po' rossiccio. Poi ne ho prese due di Kat Von D, gli Everlasting Liquid Lipstick, e uno ce l'ho in borsa, lo devo cercare.
si chiama Vampira e l'altro Damned. E come sapete c'è stato anche l'evento di Kat Von D qualche giorno fa e presto usciranno anche da noi, quindi non vedo l'ora di provare altri Everlasting. Sono appunto tutti e due scuri, perché sono tutti colori scuri, perché sapete io ho la passione dei colori borgogna, vinaccia, marrone scuro. Mentre di Anastasia l'ho preso un po' più chiaro, il Trust Issues, che è questo qua, sempre sì, vabbè, è sempre scuro, però è un po' più chiaro, non so perché in videocamera viene più scuro, un po' più portabile, diciamo, ecco. Oh mio Dio, non ci credo, è finito questo haul! Ok, io e la mia felpa da rapper e il mio cappellino dell'Adidas vi salutiamo sperando che questo video vi sia piaciuto. E sì, lo so, ho fatto spese folli a Los Angeles, ma non potevo non darci dentro con gli acquisti, cioè quando mi ricapiterà. Quindi spero tanto che questo vlog, sì, ciao, che questo mega haul vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Muah!